In tutto il centro Italia è emergenza maltempo e il bilancio è negativo anche in regione Campania. Ancora una volta le forti piogge hanno provocato allagamenti e frane, provocando disagi, danni ingenti e purtroppo anche vittime. Ancora una volta accusiamo la mancanza di manutenzione e di reali azioni di prevenzione pre-evento anche in quelle occasioni, come in questo caso, in cui eventi piovosi eccezionali vengono largamente previsti e preannunciati. Lo ha affermato Francesco Peduto, presidente dell'Ordine Geologi della Regione Campania. Il conto sempre più consistente in termini di perdita di vite umane e danni al patrimonio edilizio ed infrastrutturale è purtroppo riconducibile in buona parte alla crescita incontrollata dei centri abitati, ha proseguito Peduto. La politica prevalente di gestione del rischio idrogeologico continua ad essere incentrata fondamentalmente sulla riparazione dei danni e sull'erogazione di provvidenze ad evento accaduto, dimostrando la lontananza da una cultura di previsione e prevenzione, basata sull'individuazione delle condizioni di rischio e volta all'adozione di interventi finalizzati alla minimizzazione dell'impatto degli eventi. E merito anche Legambiente fa sentire la sua voce, con una nota a Giancarlo Chiavazzo, responsabile scientifico di Legambiente Campania, commenta la grave emergenza maltempo che sta colpendo la Campania. Il primo pensiero è rivolto ai familiari delle vittime del maltempo e alla popolazione colpita. Basta con la campagna della paura e della perenne emergenza. Con le prime piogge autunnali, anche se eccezionali, si ritorna ad avere paura e scatta l'emergenza con le immancabili conseguenze drammatiche. Informazione, prevenzione e delocalizzazione laddove è possibile e un grande piano di manutenzione ordinaria del territorio sono le ricette per una campagna sicura. Sono 504 i comuni campani in cui sono presenti zone ad elevata criticità idrogeologica. L'estensione di tali aree esposte a rischio è pari ad oltre 2.598 km², cioè circa il 19% della superficie dell'intera regione. Si stima che sono oltre 500.000 i cittadini campani che risiedono in zone esposte a rischio idrogeologico. È fondamentale, prosegue Chiavazzo, che tutti i comuni classificati a rischio si dotino di piani di protezione civile funzionali, informando e addestrando i cittadini sui comportamenti da tenere in caso di emergenza. Questo è l'unico modo per fronteggiare nell'immediato l'estrema diffusione della problematica del rischio idrogeologico e quindi per salvaguardare le vite umane esposte.